Volevo chiedere una cosa un po' diversa. Ieri c'è stato un incontro in Sala Muñoz con alcuni presidenti delle municipalità in cui si chiedeva l'attuazione del decentramento amministrativo, parlavano di un ritardo scontato dalla città di Napoli e chiedevano il suo intervento, l'hanno attaccata da questo punto di vista. Non lo so, non c'ero, quindi non so che hanno Questo è detto. quello che hanno chiesto, poi hanno chiesto che hanno detto anche che il sindaco L'opposizione stiamo parlando. Eh no, vabbè, facciamo la domanda, non decide, è i presidenti di no, municipalità, è no, l'opposizione alcuni politica. presidenti di municipalità non c'erano quindi, Era diciamo, l'opposizione chiedevano. politica. Beh, è un tema francamente che va affrontato nelle sedi istituzionali. Sul decentramento politico mi trovano assolutamente d'accordo. Su alcuni aspetti del decentramento amministrativo, se vedo la sofferenza in cui versano le municipalità indicate dagli oppositori politici, mi verrebbe da dire che forse se alcune funzioni fossero centralizzate avremmo dei servizi migliori per i nostri cittadini. Però io, a differenza loro, non preferisco fare contrasti politici su questo, perché loro sanno perfettamente le difficoltà economiche che ha Palazzo San Giacomo, io so perfettamente le difficoltà economiche che hanno loro. Sarebbe molto più utile per la città che si uniscano le forze, non si faccia polemica politica sulla pelle dei cittadini. Questa è un po' la differenza tra noi e loro. Quindi io lavoro per dare forza politica alle municipalità anche di opposizione, quindi non c'è nessun tipo di atteggiamento, come dire, ondivago a seconda se la municipalità appartiene alla maggioranza politica del sindaco o meno. Invece vogliamo rivedere un attimo alcuni aspetti del decentramento amministrativo e funzionale. Alcune cose è bene che rimangano al territorio, altre ci voglio riflettere un attimo, penso al verde in particolare, dove sarei curioso di vedere come viene impiegato al meglio il personale in alcune municipalità, comprese quelle dei presidenti che mi hanno attaccato ieri.